Sindaco, siamo dinanzi a questo splendido albero di Natale. Insomma, questa sinergia tra amministrazione comunale di Pescara, Camera di Commercio e Fondazione Pescara Abruzzo funziona? Beh sì, è il terzo anno che si ripete questa sinergia virtuosa, il risultato lo vediamo, è in corso di svolgimento la cerimonia inaugurale. C'è un coro che canta Happy Day col maestro Zappone che impazza quasi fosse Von Karajan e c'è un colpo d'occhio, penso, molto bello con questi arredi che, come negli anni passati, con modalità sempre diverse, sono in grado di accendere le luci del Natale. E siamo lieti di fare questo, condividendolo con tutti coloro i quali hanno svolto ruoli propositivi, penso alla Camera di Commercio, penso alla Fondazione Pescara Abruzzo e soprattutto con tutte queste persone. Quando vedi che appunto le persone si fanno i selfie davanti a questa installazione, ecco, mi sembra una bella cosa. Una collaborazione è nata tra la Camera di Commercio, l'amministrazione comunale di Pescara e la Fondazione Pescara Abruzzo. Sì, io ringrazio i due sindaci e la Fondazione Nicola Mattoscio perché sono stati veramente collaborativi, abbiamo fatto sistema. Per noi che promuoviamo il territorio, il turismo, il commercio, tutte queste attività è sicuramente un motivo di orgoglio e di eccellenza. Auspicio ora che sia un Natale anche produttivo e ricco per le imprese che sono rappresentate proprio dall'ente che lei presiede. Noi a questa attività che voi vedete di luci sapete bene che abbiniamo l'Incoming, dove nel mese di gennaio organizziamo una serie di incontri qui a Pescara e a Chieti con tour operator, con altri operatori dei settori vari, proprio per sponsorizzare il nostro paese. Presidente Mattoscio, queste iniziative servono anche per ravvivare i centri cittadini e soprattutto ravvivare il commercio come oggi in pieno centro a Pescara? Sì, sicuramente è fattore di attrazione e di animazione per la comunità degli operatori economici, però non nel significato banale, cioè semplicemente invitare a consumare, ad acquistare per fine a se stesso, ma anche in un contesto di condivisione, di gioia e di sentimenti.